Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, ben ritrovati a Sanremo. Continuo la mia avventura qui al Festival. Vedete questa porta? Il Festival di Sanremo è come una porta girevole, c'è chi entra e c'è chi esce. Questa sera, un'altra serata importantissima, altri quattro protagonisti lasceranno il palco dell'Ariston. Quindi ci sarà già qualcuno che sarà preparando qualche mezza valigia. Sicuramente non lo farà Francesco Gabbani. Sono contento logicamente di avere quest'altra grandissima opportunità così prestigiosa di salire su questo palco fantastico e presentare la mia musica. La tua splendida canzone, questo brano super energico, allegro, coinvolgente, dove tra l'altro ballerai, ti scatenerai. Sì, ci sei provo, uno showman tu, ci quindi... provo, ma il discorso dello scatenarsi è molto, per quanto mi riguarda, è molto relativo alla sensazione del momento. In realtà io, come posso dire, l'aspetto del ballare, del muovermi è una cosa veramente che viene da un'istintività, no? E quindi è veramente dipendente da come mi sento in quel momento. Comunque tendenzialmente, siccome il brano effettivamente ha questo ritmo suadente, probabilmente mi muoverò. Insomma, Ho fatto di tutto. Senti, ti manca fare il conduttore, che saresti perfetto, no, perché dai, te l'ho sempre permetterei... detto che sei uno showman. Dici? Potresti, benissimo. Ma, non lo so, ci ragionerò. Per ora, insomma, penso di volermi dedicare alla musica, all'espressione musicale. Assolutamente sì. Senti, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e un saluto ovviamente per gli amici di Radio Bruno che ti seguono ormai da sempre. Assolutamente, grazie per l'in bocca al lupo e viva il lupo. E da Francesco Gabbani un bacio gigantesco a tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao. Scusi, ha per caso visto qualche cantante da intervistare? No, assolutamente no. Vabbè. Allora, andiamo a chiedere a qualcun altro. Scusi, per caso ha visto qualche cantante da intervistare? No, non ho visto nessuno. Ma ragazzi, non c'è nessuno, io non lo so. Allora, andiamo... Scusi se la disturbo, per caso ha visto qualche cantante da intervistare? Non uno, tutti. Ma lei non li ha visti? Quando stanno? Io non li vedo, ragazzi. Probabilmente non ci sono. Ragazzi, io mi guardo attorno ma non trovo un cantante. Ma come faccio? Devo mandare in onda il servizio. Ma ce l'ho io. C'ho la memoria di un pesce rosso. Ho intervistato Sergio Silvestre. Vai, Sergio. Tu dall'America, insomma, hai sempre seguito Sanremo? Sì, sì. In America anche io ho amici italiani, quindi quando stavo a casa di loro parlavano sempre. Però quando sono tornato, quando sono venuto qui in Italia, i miei amici di Salento mi hanno fatto capire che cosa è Sanremo. È stato bellissimo perché mi hanno fatto vedere delle performance che, guarda, cioè, mi piace tantissimo, tipo Luce d'Elisa, sono delle cose che anche l'anno scorso aveva tante belle cose. Mi ricordo il primo Sanremo che ho visto era di Marco Mengoni, è stato fantastico, proprio mi è piaciuto tantissimo lui. Scusate ragazzi, ma qui a Sanremo è davvero una faticaccia, non ce la faccio più, sono stremata. Vabbè, va, andate avanti voi con la musica. Pisolino, un attimo, 2 secondi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.